razzismo stop, però oggi interveniamo come Casa Don Gallo. Una sola parola su che cos'è Casa Don Gallo. Casa Don Gallo è l'immagine di quello che avviene quando è finita l'accoglienza, tra virgolette, istituzionale. Tutti coloro i quali richiedono un permesso per poter avere un nuovo progetto di vita nei nostri territori, o meglio in Europa, ad un certo punto vengono abbandonati. Cosa vuol dire? Vuol dire che col colloquio che consente di avere il permesso di soggiorno o un qualsiasi titolo, o di non averlo, a quel punto le istituzioni o chi per loro, le cooperative, li mollano. Li mollano vuol dire non hanno il tetto, non hanno il corso di italiano, non hanno nulla. Siccome continuano a vivere come persone però e non come numeri o come paure, ovviamente debbono trovare forme di accoglienza. Casa Don Gallo oggi ospita 70 persone e non ha nessun tipo di copertura, non ci sono fondi, non ci sono istituzioni, anzi voi avete visto benissimo che da noi l'istituzione, pur servendosene, perché certamente 80 persone in strada sarebbero un grave vulnus all'immagine della città, pur servendosene denigrano, minacciano, alimentano l'odio nei confronti delle persone che vivono nella casa, così facendo aumentando il livello di insicurezza. Per questo noi abbiamo deciso di partecipare e dare vita a questa manifestazione, perché la nostra forza non sta solo nella nostra buona volontà, sta nella possibilità che la città altra, quella che probabilmente non ce l'ha un sindaco, perché se il sindaco corre dietro alle fiammelle, è vero che siamo in campagna elettorale, diciamo, c'è un'altra città che però può costruire un'immagine diversa di Padova, un'immagine rassicurante, accogliente. Per questo noi saremo con Padova Accoglie e abbiamo promosso questa iniziativa.